Contagi a scuola, Zaia sul DPCM che per ora salva il Veneto dalle chiusure. Avrei preferito, dice, uno stop prudenziale nazionale e annuncio l'avvio di un monitoraggio. Obiettivo individuare le zone più a rischio per chiusure mirate. Ricoveri e contagi in aumento, Veneto a rischio arancione da lunedì. Il prefetto di Treviso chiede prudenza, baristi e ristoratori temono nuovi stop e chiedono di essere vaccinati con priorità. Omicidio e suicidio di Castello di Godego, domani pomeriggio lutto cittadino in paese per l'addio al 43enne e al figlio letto di 2 anni e mezzo, protagonista della terribile vicenda che ha sconvolto la comunità. Informazione televisiva locale a rischio per il passaggio delle frequenze al 5G, l'allarme della CGL che scrive a Zaia. In Veneto in alcune zone, come la sinistra Piave trevigiana, le TV locali rischiano di non essere più visibili. Continua il botta risposta tra l'europarlamentare e il commissario veneto della Lega. Da Re rincara la dose sull'assenza dei sottosegretari veneti nel nuovo governo. Pizzicato dalle telecamere di sorveglianza e comandano denunciato dal nucleo antidegrado della polizia locale di Treviso, maxi sanzione per lui. Ha colpito in tutto il Veneto e anche nella Marca, 48enne di Dolo denunciato per aver rubato negli anni 1000 libri, anche rari, dalle biblioteche. A Vittorio Veneto il conferimento della cittadinanza onoraria al comando interregionale dei carabinieri, la cerimonia e la presenza delle massime autorità dell'arma del nord-est e della città. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, allora subito come sempre in apertura il dato aggiornato dei contagi in Veneto e nella Marca, 1277 positivi nelle ultime 24 ore in Veneto, 18 deceduti sempre nell'arco delle 24 ore, ricoverati 1201 in area non critica e 154 in terapia intensiva. Questo è il quadro del Veneto. La Marca trevigiana registra 240 nuovi casi di Covid, 51 quelli dell'ultimo bollettino serale, qui si aggiungono 189 di questa mattina, 4 i decessi nelle ultime 24 ore. È un quadro che allarma e che preoccupa e che portano sempre di più la regione Veneto verso la zona arancione, che se dovesse scattare scatterebbe comunque, come sappiamo, da lunedì. E poi c'è il tema delle scuole. Il presidente Zaia annuncia l'avvio di un monitoraggio a livello comunale per individuare le zone più a rischio dove procedere eventualmente con chiusure mirate. Abbiamo dei parametri che ci fanno pensare che siamo ovviamente a rischio del passaggio in arancione da venerdì. Aumentano contagi e ricoveri e l'indice RT del Veneto si avvicina pericolosamente ad 1. La zona arancione è dietro l'angolo e potrebbe arrivare con la riclassificazione di venerdì, entrando in vigore lunedì prossimo. Il presidente Zaia è preoccupato. Negli ultimi giorni negli ospedali del Veneto entrano pazienti con più rapidità e ad altrettanto velocemente i più gravi passano alla terapia intensiva. Del resto il Veneto è circondato da situazioni in rapido peggioramento. Per questo Zaia avrebbe preferito con il nuovo DPCM un intervento più drastico sulle scuole. Io avrei pensato a un fermo prudenziale, dopodiché è stata fatta questa scelta che toglie discrezionalità. Attenzione! Il governo infatti ha scelto di chiudere tutte le scuole in zona rossa e in gialla o arancione ha delegato alle regioni la possibilità di sospendere le lezioni in presenza nelle zone nelle quali vi siano 250 contagi ogni 100.000 abitanti. Il Veneto ora è partito con un monitoraggio capillare dei positivi per intervenire chirurgicamente con le eventuali chiusure. Abbiamo avviato tutto un monitoraggio dell'incidenza calato anche a livello comunale. Uno può dire, ma vabbè, com'è che si fa? Se 2,50 sta a 100.000 abitanti, sarà pur vero che X sta a 10.000 abitanti, a 5.000 o quello che sarà. Questa è una proporzione, no? Perché capite che 2,50 su 100.000 abitanti vuol dire che, a casa mia, vuol dire che una città che ha 10.000 abitanti ha più di 25 contagiati è già fuori con l'incidenza. Sulla campagna vaccinale Zaia ritorna sul problema di fondo, che non è quello della somministrazione quanto la carenza di vaccini. Spero tanto che il presidente Draghi prenda in mano velocemente e ferocemente la partita dei vaccini, perché se aspettiamo l'Europa moriamo tutti senza vaccino. Nel senso che non è che moriamo perché non siamo vaccinati, è diventiamo vecchi. Ne ha parlato, allora avete sentito anche nel servizio di apertura, ne ha parlato anche Zaia del DPCM, un DPCM, il primo dell'era Draghi, che comunque divide i ristoratori ma anche le istituzioni. Sentite.
Qualunque misura crea sconforto, cioè crea diciamo così opposte reazioni. Prima ancora di finire di leggere insomma il testo del DPCM c'erano già le prime diciamo così recriminazioni, osservazioni. Un DPCM che anche questa volta nella bilancia tra salute pubblica e necessità di far ripartire l'economia sceglie la salute. La stretta nelle misure è stata confermata a partire dal coprifuoco fino alla chiusura di bar e locali alle 18. Confermato anche l'asporto per i ristoranti fino alle 22, esteso anche alle enoteche. Misure che anche per il prefetto di Treviso, Maria Rosaria Laganà, sono necessarie alla luce dei dati e della vicinanza del Veneto con regioni ora già in rosso o in arancione scuro. Importanti sì, ma che necessitano, ammonisce il prefetto, del contributo di tutti per non vanificarne gli effetti. Anche in qualche situazione l'ultimo fine settimana, quando c'era il preannuncio un po' delle chiusure, tutti l'hanno vissuto come se fosse l'ultimo giorno di carnevale, invece ecco, anziché capire che esagerando si andava ad acuire il problema. La permanenza del Veneto in area gialla è in discussione. Lo conferma il prefetto. Ci sono dati allarmanti nell'Asolano, dove, se il trend di crescita fosse confermato, potrebbe essere applicato il parametro per richiedere la chiusura delle scuole. D'accordo con il DPCM anche il presidente di ANCI Veneto e sindaco di Treviso Mario Conte, che smentisce il parziale via libera alla movida di questo nuovo DPCM. Con una specifica del Ministero è chiarito che in realtà la regola della chiusura alle 18 rimane come quella che abbiamo vissuto in questi giorni, a differenza delle enoteche che potranno fare asporto anche dopo le 18, quindi una piccola estensione, ma non si manifesterà il problema del consumo di alcolici da parte di giovani, soprattutto nelle fasce pomeridiane. Quindi è rientrato questo allarme. Resta però lo spettro della zona arancione, come avete sentito, che porterebbe evidentemente un'altra ammazzata ai ristoratori che hanno visto lettera morta la richiesta di poter tornare ad aprire anche alla sera. Adesso chiedono una priorità nella vaccinazione proprio per poter ripartire. Raccolgono le opportunità, i prodotti, poi si ritrovano nelle case e fanno anche peggio di quello che potrebbe, diciamo, verificarsi nei ristoranti. L'apertura alle enoteche, che dal 6 di marzo per effetto del nuovo DPCM potranno lavorare con l'asporto fino alle 22, è il contentino che scontenta tutti. Le sregolatezze e anche un po' gli assembramenti anche nelle case, che sono secondo me un problema ancora attuale. Parla Michele Pozzobon, vicepresidente FIPE Treviso e titolare della storica colonnetta. Dice che il settore dei pubblici esercizi non è stato difeso. Secondo la categoria, che da settimane auspicava il via libera e l'apertura serale, pochissimi a Treviso hanno scelto l'asporto. Tra questi che vi hanno dunque rinunciato, gli storici Muscoli, Malvasia, Trevisi, Cantinetta, Venegazzù. Insostenibile, sì. Per tutte le regole, poi si avvisa la gente di consumare non nelle vicinanze del locale. Cosa fanno? Stanno davanti al locale, cioè anche la gente che è un po', insomma, giustamente in aperitivo, non ci pensa, non guarda neanche l'ora e fanno un po' quello che vogliono. Comunque noi abbiamo la possibilità di lavorare a pranzo e sarebbe giusto che anche chi fa la sera avesse la possibilità di lavorare la sera. I pubblici esercizi stanno soffrendo già da un anno ormai ed è difficile immaginare che si possa pretendere altri sforzi con un scenario ancora così incerto come quello che stiamo vivendo. Serve una svolta da parte del governo decisa verso la campagna di vaccinazione, perché è l'unica vera soluzione in questo momento che ci consente di fare programmazione. Con questi dati il Veneto è a rischio di tornare in zona arancione. Bar e locali potrebbero dover dunque chiudere ancora una volta. Per chi vuole guardare avanti, l'unica svolta è la vaccinazione. Noi speriamo di essere presi in considerazione il prima possibile, perché chiaramente questi momenti di apertura e chiusura, questi elastici, soprattutto non aiutano a programmare l'attività. E se non la programmiamo noi, poi ricordiamoci che alle spalle abbiamo tutto un settore in difficoltà. La cronaca adesso: nessun pirata della strada, è morto per un malore che lo ha stroncato mentre andava al lavoro in bicicletta il 45enne cinese che, lo ricorderete, il cui corpo senza vita era stato trovato all'alba del 25 febbraio scorso lungo la strada a Sernaglia della Battaglia, la bici poco distante. Le circostanze avevano fatto pensare a un sinistro causato da un'auto o da un mezzo pesante che non si era fermato. L'autopsia ha invece sciolto i dubbi, svelando l'assenza di tracce compatibili con un investimento e la morte per un attacco di cuore dovuto a una grave patologia pregressa cardiaca del 45enne. Potrebbe invece esserci
essere coinvolto un veicolo nell'incidente avvenuto la scorsa notte a Sala di Strana, vittima un 29enne di Villorba che è uscito di strada con la sua vettura. Ancora da chiarire i contorni di questo sinistro avvenuto poco prima delle 2 lungo via Postumia Romana Ovest, come dicevamo a Sala di Strana. Il giovane ha perso il controllo dell'auto ed è finita fuori strada ribaltandosi, come vediamo nelle immagini dei vigili del fuoco. Si è poi incamminato a piedi ed è stato soccorso da un automobilista di passaggio in condizioni psicofisiche pessime. Ha riferito di essere stato urtato da un veicolo in transito, ma le sue dichiarazioni sono però al vaglio degli inquirenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il SUEM 118 e poi i carabinieri della compagnia di Castelfranco Veneto. E adesso a Castello di Godego, domani è il giorno del dolore, del lutto cittadino, è l'ultimo saluto al papà di 43 anni e al suo figlioletto, i protagonisti della terribile vicenda dell'omicidio-suicidio di Castello. 300 posti potranno essere occupati nella chiesa parrocchiale. Altoparlanti saranno posizionati all'esterno per accogliere altre persone. Volontari di protezione civile distribuiranno già le mascherine. Il comune di Castello di Godego si fermerà domani, giorno di lutto cittadino, per dare l'ultimo saluto alle 15.30 a Egidio Battaglia e al piccolo Massimiliano. Due bare, due loculi in cimitero, ma un'unica celebrazione, perché papà e figlio compiano mano nella mano insieme l'ultimo viaggio. Ci sarà la possibilità di partecipare, noi da fuori attraverso la protezione civile e la polizia locale cercheremo di organizzare un po' il tutto. La gente piange, no? È stato un fatto che ha fatto piangere il cuore di tutta la popolazione. C'è stata parecchia partecipazione anche lunedì scorso, che c'è stato un momento, un rosario celebrato nel quartiere dove viveva Egidio Bobato, comunque la sua famiglia, dove tantissima gente ha partecipato in maniera molto silenziosa e in maniera molto rispettosa. Una cerimonia che si preannuncia toccante. A raggiungere il papà di Egidio, il nonno, ex parà, proprio come il figlio, sarà una rappresentanza dei paracadutisti del corpo di Bassano del Grappa, che farà il saluto militare. La famiglia di Egidio in questi giorni si è stretta attorno ad Adriana, la donna che ha perso un marito e un figlio. È a lei che la comunità intera domani, con la sua presenza, darà un segno tangibile di affetto e vicinanza. La donna è stata accolta nella casa dei suoceri, la sua casa, dove l'omicidio-suicidio si è consumato. Sabato 20 febbraio era stata posta sotto sequestro. Torneremo fra pochissimo alla cronaca, prima però parliamo dell'informazione televisiva locale che è a rischio per il passaggio delle frequenze al 5G. La SLC-CGL scrive ai presidenti di regione e ai consigli regionali e anche al Corecom. È un problema che investe tutte le emittenti d'Italia, ma in Veneto con un problema in più, visto che in alcune zone come Sinistra Piave Trevigiana, ma anche in Polesine, le TV locali rischiano di non essere più visibili. Vediamo. Allarme nelle TV locali per la nuova rivoluzione nelle frequenze che in Veneto dovrebbe arrivare a settembre. La legge di bilancio del 2018 stabilisce la vendita all'asta delle frequenze per la diffusione della tecnologia 5G, che ha fruttato 6 miliardi e mezzo nelle casse dello Stato. Ciò comporta la necessità di liberare quelle frequenze e trasferire il sistema radio-televisivo nazionale e locale su quelle rimaste a disposizione, cosa che rischia di mettere in crisi il sistema dell'emittenza locale. Ad esprimere preoccupazione il sindacato dei lavoratori della comunicazione. Noi abbiamo segnalato che l'informazione locale e le televisioni locali sono importantissime sul nostro territorio, in Veneto in particolar modo, e che questa grande trasformazione tecnologica che ci aspetta a settembre deve essere preparata per tempo. Dobbiamo essere certi che le televisioni come Antena 3 e tutte le altre televisioni del Veneto siano nelle condizioni di poter trasmettere, di poter passare. Ancora non si conoscono canoni di servizio né se da subito verrà utilizzata una nuova tecnologia che di fatto rende impossibile utilizzare le televisioni antecedenti al 2017, scelta che penalizzerebbe ulteriormente le emittenti locali e i ceti meno abbienti della popolazione, per i quali il sindacato chiede sostegni adeguati. Altrimenti rischiamo che le grandi televisioni nazionali occupano tutto lo spazio e le televisioni locali rischiano di non essere visibili. Uno dei casi gravi per quanto riguarda la provincia di Treviso è che ad esempio pare che tutta la zona, diciamo così, della Sinistra Piave rischierebbe di non essere visibile molte televisioni regionali. Insomma, siccome Zaia è della Sinistra Piave, ho scritto una lettera al presidente perché
prenda in considerazione la richiesta di andare al Ministero e porre con forza la necessità che l'informazione locale veneta sia salvaguardata da questa trasformazione tecnologica. A proposito di Antenna 3, torniamo a parlare di Ring e di quella intervista esclusiva con il commissario veneto della Lega Stefani, nel quale è iniziato questo botto risposta a distanza con l'europarlamentare Gianantonio Da Re, che non si rimangia nessuna delle sue posizioni. L'assenza dei sottosegretari veneti nel nuovo governo dimostra, dice Da Re, lo scarso peso della Liga, e per questo, dice, occorre dare al più presto al Veneto un nuovo segretario. Insomma, il mal di pancia interno continua. Sentite. Le polemiche è meglio farle nelle sedi opportune che farle chiaramente sui giornali. I commissari all'interno della Liga Veneta sono esistiti. Io, tra l'altro, sono stato il commissario che Gianantonio Da Re ha nominato su Venezia. Così a Ring su Antenna 3 il commissario veneto della Lega Alberto Stefani ha risposto a distanza alla polemica sollevata dall'europarlamentare ed ex segretario nazionale del Carroccio Gianantonio Da Re, che aveva additato proprio Stefani e lo scarso peso della Liga come responsabili della mancata nomina di sottosegretari veneti nel nuovo governo Draghi. Ma Da Re tira dritto, poco importa, dice, se Stefani non ha gradito le sue osservazioni. Fare una critica credo faccia parte della democrazia, faccia parte del buon senso. Questo non vuol dire essere contro Stefani o contro Salvini, ma dire le cose che magari non vanno bene fa parte della dialettica politica e del confronto politico interno ed esterno. Il problema, dice Da Re, rimane. Questa situazione di stallo avvenuta col passaggio dalla Lega alla Lega Salvini Premier va risolta. Bisogna che in tempi stretti si arrivi ai congressi in maniera tale da sancire, può essere benissimo anche Stefani il nuovo segretario, diciamo, regionale della Liga Veneta, però bisogna accelerare i tempi perché è giusto così e lo chiede soprattutto la militanza, non lo chiede Da Re. Un ecovandalo che abbandona ben 8 sacchi di rifiuti ma viene immortalato dalle telecamere della polizia locale. Lo vediamo fra pochissimo, subito dopo la pubblicità. Rieccoci in diretta al telegiornale di Treviso. Ripartiamo allora dalla cronaca, come abbiamo annunciato prima della pubblicità. 6.400 euro di sanzione, una maxi sanzione per l'ecovandalo che a Treviso ha cercato di farla franca ma non sapeva di essere guardato a vista. Le immagini del nucleo antidegrado della polizia locale di Treviso sono riuscite a individuare un ecovandalo che per ben 8 volte ha abbandonato dell'immondizia a poche centinaia di metri dalla sua abitazione. All'uomo sono stati elevati a suo carico 8 verbali da 400 euro e la denuncia alla Procura della Repubblica per interruzione di pubblico servizio. L'ecovandalo, di nazionalità pakistana che risiede in zona Sant'Antonino, ha lasciato i sacchi di rifiuti dopo le 22, per cui è stato sanzionato anche per la violazione alle norme anti-Covid. Le sanzioni totali ammontano a 6.400 euro. Gli agenti si sono appostati più volte in giorni e orari diversi per coglierlo in flagranza, ma non è stato semplice, anche perché una volta lasciati i sacchi l'uomo si dava alla fuga correndo. Alla fine però l'ecovandalo ha commesso un errore. Un errore importante che ha fatto questo ecovandalo, di aver dimenticato delle confezioni per neonati all'interno dei sacchi. Le indagini hanno portato ad altre amare sorprese. Un'evidenza molto importante è il fatto che negli ultimi 3 anni avesse fatto uno solo svuotamento dalla propria abitazione. Naturalmente andremo anche a verificare l'attività economica che ha in centro per verificare allo stesso tempo se anche gli svuotamenti della propria attività sono stati regolari. Il nucleo antidegrado effettua quotidiani servizi contro gli ecovandali e le telecamere mobili stanno dando ottimi risultati anche in termini di prevenzione. Ad oggi abbiamo una 70 di verbali da 400 euro e il lavoro è quotidiano da parte del nucleo antidegrado. Quindi chi si comporta bene non ha nulla da temere, chi invece fa l'ecovandalo faremo un modo di trovarlo e prima o poi ce la faremo. Nemmeno i truffatori online dormono sonni tranquilli, vero? Ci sono tante persone che ancora cascano purtroppo in questi raggiri, ma le indagini dei carabinieri, ormai specializzati in questo nuovo tipo appunto di reato, portano alla luce anche questi raggiri. Ci sono ben 8 denunciati dai carabinieri per diverse truffe nella marca in questi giorni.
Le truffe online sono in netto aumento nella Marca. I carabinieri hanno denunciato 8 persone solo negli ultimi giorni. I militari della stazione di Riese Pio X hanno denunciato un foggiano pregiudicato che, spacciandosi per operatore antifrode, ha raggirato un commerciante di Loria facendosi depositare 9.900 euro su un proprio conto corrente. Sempre a Riese, due campani con precedenti sono riusciti ad ottenere le credenziali di accesso del conto corrente di un 41enne, alleggerendolo di quasi 3.000 euro. Un caso della famosa truffa inversa riguarda invece l'indagine dei carabinieri di Mogliano, che hanno denunciato nei giorni scorsi un pregiudicato di Pescara che al telefono ha convinto una moglianese ad accreditargli 3.000 euro sulla propria carta Postpay, facendogli credere di ottenere il pagamento del bene che aveva messo in vendita. Infine i carabinieri di Asolo hanno denunciato sempre per lo stesso reato, quello di truffa, due donne di origine campana, entrambe con precedenti. Una donna è riuscita a farsi accreditare 800 euro attraverso Postpay per la prenotazione di un appartamento a Jesolo. L'altra truffatrice invece è riuscita ad ottenere da una 43enne di Asolo le credenziali del conto corrente, facendosi così accreditare mediante bonifici la somma complessiva di 3.650 euro sulla propria carta di credito. E poi c'è la storia di un ladro davvero particolare, un ladro che ha colpito in tutto il Veneto, davvero in tutto il Veneto, anche nella Marca, a Mogliano Veneto nello specifico. La particolarità sta nel bottino di questo ladro: non gioielli, non soldi, ma libri, tanti, tantissimi libri, 1.000 libri che aveva rubato in giro nelle biblioteche, creandosi una vera e propria collezione anche di libri antichi, rari, diciamo così, dal grande valore. Quando la passione per i libri e la lettura diventa un reato. La polizia locale di Venezia, al termine di un'indagine effettuata dopo una segnalazione di furto alla biblioteca Vez di Mestre, ha scoperto a casa di un 48enne di Dolo una fornitissima collezione composta da migliaia di rari e costosi manuali e volumi scientifici universitari, per un valore totale stimato attorno agli 80.000 euro. Tutto rubato. Il 48enne infatti ha accumulato la sua collezione nel corso degli anni, rifornendosi regolarmente da biblioteche pubbliche e universitarie. Custodiva i suoi libri in scatoloni, sacchetti o librerie. Gli agenti sono riusciti a risalire a lui quando lunedì mattina la responsabile del servizio bibliotecario comunale li ha contattati, segnalando che si stava aggirando una persona sospettata di aver già trafugato libri nelle scorse settimane. Ed era proprio lui. Nello zaino gli hanno trovato 3 libri senza le barre antitaccheggio. In tutto i volumi portati via dalla Vez sono una ventina. Facendo un inventario si è poi scoperto che i volumi erano stati rubati nelle biblioteche universitarie di Venezia, Padova, Udine, Ferrara e in quelle pubbliche di Venezia, Mestre, Spinea, Bassano, Martellago, Mira, Padova, Borgo Valsugana, Mirano, Scorzè, Ponte San Nicolò, Mogliano Veneto, San Donà di Piave, Porto Gruaro, Abano Terme, Noale e Vicenza. Il 48enne è stato denunciato per furto pluriaggravato e continuato e ricettazione. Oltre 1.000 i libri recuperati. Adesso a Vittorio Veneto, stamane una importante cerimonia in municipio, il conferimento da parte del Consiglio Comunale della cittadinanza onoraria della città della Vittoria al Comando Interregionale dei Carabinieri. La cerimonia, la presenza delle massime autorità dell'Arma del Nord-Est e della città, oltre al prefetto di Treviso, Laganà. Un comando interregionale che si chiama Vittorio Veneto, ricevere la cittadinanza onoraria di Vittorio Veneto è veramente un ulteriore sprone. Al comando interregionale dei Carabinieri, che comprende Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna, la cittadinanza onoraria della città di cui porta il nome, perpetuando così il ricordo delle ultime fasi della Grande Guerra che videro proprio Vittorio Veneto come sfondo. Una giornata molto importante per noi. Naturalmente, perché la concessione della cittadinanza onoraria non è mai una cosa banale, ma farla al Comando Interregionale dei Carabinieri, dopo averlo fatto l'anno scorso con la divisione Vittorio Veneto, è un passaggio direi naturale, un passaggio dovuto, un passaggio atteso, un passaggio che non ha comportato nessuna discussione, visto gli antichi rapporti che esistono tra la città e tutte le forze armate in generale e anche e soprattutto con l'Arma dei Carabinieri. La concessione della cittadinanza onoraria deliberata nell'ottobre 2020 si ricollega anche al centenario della prima medaglia d'oro al valor militare concessa alla bandiera di guerra dell'Arma dei Carabinieri il 5 giugno 1920 per il contributo fornito per la vittoria
vittoria nella Grande Guerra. 100 anni dopo l'arma è impegnata in un'altra difficile lotta, quella contro il Covid. E stiamo vivendo questo periodo che ci ha particolarmente impegnato, il Covid, i bisogni anche piccoli della popolazione. Noi abbiamo vissuto anche delle emergenze che non pensavamo di vivere e sono molto grato a tutti i miei carabinieri. Ho visto fare dei gesti di straordinaria umanità. Questo è fare il carabiniere ed è quella saper conciliare l'umanità con rispetto delle leggi e essere vicino alla collettività. Adesso le notizie dal Bellunese. E torniamo a parlare del Covid perché riprende a crescere sia pur lentamente la curva del contagio a Belluno. Il sindaco Massaro è preoccupato, l'auspicata spinta alla campagna vaccinale tarda a realizzarsi, dice e attacca. Serve una forte accelerazione da parte della regione. La risposta di Zaia è arrivata a stretto giro di posta. La regione del Veneto è un po' la più lenta in questo momento nell'effettuare le vaccinazioni in tutta Italia, non ho capito quale sia il problema perché tutto sommato logisticamente mi pare che siamo ben organizzati, però forse è una scelta regionale di tenere da parte le dosi, non lo so, però in questo momento siamo i più lenti. La richiesta del primo cittadino di Belluno non è un capo d'accusa, d'altra parte basta verificare la puntuale statistica pubblicata quotidianamente nel sito del governo per verificare che l'affermazione di Massaro non è campata per aria. Oggi il Veneto rispetto alle 543.140 dosi consegnate ne ha somministrate 65,8%. Migliori le performance del Friuli Venezia Giulia, del Piemonte, dell'Emilia Romagna, della Toscana, della Puglia e della Sicilia. Massaro aggiunge: vorrei che adesso ci fosse una forte accelerazione perché è chiaro che soltanto attraverso il vaccino in qualche modo pian pianino usciremo da questa situazione veramente fastidiosa. Abbiamo fatto arrivare la considerazione del sindaco a stretto giro al tavolo del briefing quotidiano che il presidente Zaia intrattiene a Marghera. C'è qualche problema nel bellunese che le risulti? No. Oppure dovete chiedere al sindaco. Esatto. Lui fratto conosce bene la nostra sanità dipendente. Vergognoso, ribatte il sindaco di Belluno, che a Zaia manda a dire: dal presidente speravo in una risposta e non un riferimento al fatto che io un domani tornerò ad essere un dipendente della regione. La sua considerazione potrebbe essere interpretata come una velata minaccia che mi lascia indifferente, perché, chiosa Massaro, sono abituato a tutelare gli interessi dei miei cittadini anche a dispetto dei miei. E in questo momento tutelare gli interessi dei cittadini per il sindaco significa anche ammonirli rispetto al fatto che la curva del contagio sta risalendo e stare a fianco di chi, a causa della crisi causata dalla pandemia, si trova in difficoltà. Fino adesso siamo riusciti in qualche modo a barcamenarci e a tenere in qualche modo, e aiutare un po' tutte le persone che hanno avuto bisogno, almeno quelle che hanno veramente situazioni abbastanza gravi. Questo grazie anche ai soldi che sono arrivati dal governo. Bisogna anche dire che effettivamente il governo i soldi li ha stanziati ed è stato molto positivo. Adesso abbiamo un'ulteriore, quota di economica che possiamo mettere a disposizione, quindi abbiamo riaperto il bando e vediamo quante e quali persone eventualmente avranno bisogno, così che possiamo aiutarle di nuovo con i buoni spesa. Adesso parliamo del nuovo impianto di depurazione nella Val Cordevole, rampa di lancio per una delle opere più attese dal punto di vista ambientale. L'impianto di depurazione delle acque è una delle opere più attese dai territori dell'Alto Agordino. Finalmente l'intervento è in fase di realizzazione, servirà circa 10.000 persone e funzionerà su due linee, una per la bassa stagionalità turistica e l'altra per l'alta stagione. Parte quindi da Malgaciapela e arriverà ad Alleghe. La realizzazione dell'impianto di depurazione, di cui da anni se ne parla e che finalmente troverà la sua realizzazione con l'ipotesi di chiusura e messa in esercizio nel 2024, sicuramente ci dà una grande speranza per il futuro, soprattutto per un ambiente che noi dobbiamo preservare. L'opera realizzata per stralci costerà 14 milioni di euro ed è frutto dell'accordo sottoscritto tra i comuni di Alleghe e Roccapietore con Ato, BIM GSP e Veneto Acque. La condotta sarà lunga 15 chilometri e da Masare di Alleghe risalirà fino a Malgaciapela, nello stesso territorio interessato dai cantieri che la Regione ha avviato nel post Vaia. La nostra speranza è che si possano legare quei cantieri al nuovo cantiere del depuratore e della condotta che quindi scenderà da Malgaciapela fino a Masarè, convogliando sostanzialmente buona parte dei due comuni di Alleghe e di Roccapietore. Un lavoro importante per la vallata del Cordevole che dovrà arrivare in tempo con la depurazione del lago di Alleghe in occasione delle Olimpiadi del 2026. Anche i nostri due territori, che assieme fanno oltre 300.000 presenze turistiche annue, avranno una carta d'identità sicuramente migliore.
Che tempo farà nelle prossime ore? Lo sapremo subito. Ci salutiamo proprio con il meteo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Da oltre 40 anni produciamo serramenti in linea con le tendenze del momento. Chiama per un appuntamento. Infinity, i tuoi serramenti esclusivi. Benvenuti al meteo. Pressione lievemente in calo dall'Artico, un fronte freddo si avvicina all'Italia determinando un graduale peggioramento del tempo. Tuttavia giovedì 4 marzo sarà ancora buono. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà in prevalenza asciutto, qualche foschia sulle pianure al mattino, ma in rapido dissolvimento. Ampio soleggiamento, qualche annuvolamento ci sarà, ma nulla di che. In definitiva ci attende una giornata del tutto stabile. Temperature minime tra 1 e 6 gradi, massime invece sui 10-15 gradi all'incirca. Stessa situazione poi se ci spostiamo sul Friuli Venezia Giulia, dove prevale il sole ma non si escludono degli addensamenti, specie sulle zone di pianura. Temperature minime tra 2 e 5 gradi, valori massimi invece fino a 11-12 gradi. E ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, anche qui bel tempo, qualche nube a carattere sparso ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime intorno allo zero, massime invece sui 17 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Da oltre 40 anni produciamo serramenti in linea con le tendenze del momento. Chiama per un appuntamento. Infinity, i tuoi serramenti esclusivi.